E finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, ragazzi, siamo al Motorbike Expo 2020. Sigla! Di tutto lo studio noi. Sì, tocca a noi. Cioè, non veramente avrete l'esaurimento a vederci visto in questa puntata. Che loro lavorano sul campo e noi lavoriamo da ce qua. La stiamo giocando. Sì. Questa volta entriamo a Verona. Motorbike Expo 2020. Sì. Fiera magica a livello europeo e mondiale. Si piazza quasi al numero uno. Mm-hmm. Fa circa 170.000 visitatori. Ah però. La media è questa qua. E racchiude i migliori brand del settore motociclistico, mm-hmm, special e sport. E coinvolge off-road turismo e anche auto americane. Okay. Sì, c'è un po' di tutto. Beh, tutti i gusti. E la fiera parte magicamente con un'intervista. Ok. Al nostro Corey Ness. Ok. Il Dox. Dox, grande Dox! Sei un mito! Servizio impagabile al figlio di Arlen Ness. Sì, che abbiamo avuto l'onore, io e Roberto, di conoscerlo a Daytona 2011. Sì, lui veramente è stato incredibile perché l'abbiamo salutato e lui, da grande signore, è tornato indietro a parlare con noi. Tutto a salutarci. Veramente, persona... ma è una cosa, una semplicità, da quello si vede veramente una grande persona. Grande uomo. Grande costruttore. Guardate l'intervista perché Dox è stato... Grazie magico. Dox, se non ci fossi tu. A dopo. Eccoci ragazzi con un personaggio veramente unico, direi, qui trovato alla Fiera di Verona. Abbiamo l'onore di parlare con Corey Ness, il famoso figlio del famosissimo Arlen Ness, che purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso e che qui è rappresentato e simboleggiato come veramente un'icona, come il padre del custom. All'ingresso della fiera, nel primo passaggio, c'è un totem enorme con l'immagine di Arlen che dà veramente un'emozione al cuore. Io l'ho visto ieri e mi sono veramente emozionato. In questo momento forse lo sono ancora di più perché sono col figlio che è cresciuto con questa leggenda e chissà quante cose ha visto e convissuto con il padre. Gli facciamo qualche domanda per sapere come mai è qui, ovviamente rappresentare il padre, e quali sono i suoi progetti. Hi Corey, thank you very much to being here in Italy, and it's a very honor for us to have an interview with you. And of course you are representing your father, the history, and please say something about this. And I met your father in the last editions, and so I'm very emotional, so please say something about this. Okay. Yeah, it's been a wonderful show, but it's also been an emotional show. A lot of people coming up and telling me about their condolences for my father. When I came to the show on Wednesday, I look up outside and there's a 25-foot picture of my father, which brought me to emotional tears. The same I was saying right now about the totem. Yeah, it was so very, very nice. A lot of respect for my dad here, and I know my dad inspired many bike builders, and it's really nice to see, so especially so far from home. Niente, dice che appunto anche lui è rimasto molto emozionato nel vedere questo totem all'uscita, all'ingresso della fiera, e si è trovato veramente un calore come solo noi italiani sappiamo dare nei confronti di suo padre e della sua storia. Gli ho chiesto, siccome alla serata di gala si parlava appunto che ci sono tre generazioni di customizer, lui, suo padre e ovviamente i figli, quindi gli ho detto parlaci di queste tre generazioni, di come continuate questa tradizione della famiglia Ness.
Well, one unique thing about the Arlen Ness business, it is made up of three generations. Of course, my dad started it all and made things happen and got the brand out there. And then myself, me being the second generation, I've been already been doing this since I was 15 years old, and I've been the president of the company for the last approximately 25 years. So so we're still strong as a company, as a brand. And then my son Zach, the third generation, he has the same DNA as my father and myself. We all have a feel for design, passion, and love of motorcycles. Sì, infatti ci conferma che appunto le tre generazioni, lui è da 25 anni che è a capo dell'azienda, che ovviamente è un colosso, è un business come marchio, non solo come costruzione di motociclette. E il figlio Zach ha questa passione nel DNA, sta continuando la tradizione e loro diventano anno più anno sempre più forti. E lui è ovviamente orgoglioso per quello che ha fatto il padre, ma ovviamente per quello che sta facendo il figlio. Ora gli chiediamo se hanno dei nuovi progetti per il futuro. Well, product-wise, we're always working on a new product, and I do majority of the design. I have for many, many years, and my son Zach is doing more and more as well. Zach has a good feel for it. That's what pays our bills. But when it comes to just all passion, that's when we build the custom motorcycles. We always have a couple projects going. Right now, I'm working on a project for the. It's our 50th anniversary this year. So it's a 50th anniversary bike. It's also the 80th year of Sturgis. So I'm working on traditional Ness-styled supercharged digger motorcycle that I'll have on display in Sturgis at Michael Lichter's exhibit at the Buffalo Chip. So that's a fun project I'm working on right now, and I'm real excited about it. Sì, stanno preparando una digger speciale per l'anniversario di Sturgis. Lui col figlio ovviamente e tutto il loro team, e la presenteranno con molto orgoglio appunto a questo anniversario che si terrà quest'anno a Sturgis. Well, Corey, thank you very much for being with us. It's been a real, real honor for us. Thank you. And keep running and rock and roll. Thank you, grazie. Grazie a te. Grande Docs, con l'inglese, un artista. Perfetto, perfetto, veramente. Mi devi dare ripetizione, poi ne parliamo. L'intervista con Ines, veramente molto ben detagliata. Ha preso, veramente sì. È stata intrigante e passiamo da un artista americano. Un grande erede del nome Ness. A un artista italiano. Sì, Bocin. Amico, un grande amico. E ci fa vedere la sua moto che si è fatto a tempo perso, sì. Uno Showman del 72, giallo, bellissima moto, bella creazione, un chopper vecchio stile, veramente sì. Bello. Guardate il video perché merita. Incanta, vi incanterà di sicuro. A dopo. E siamo naturalmente con uno dei protagonisti, Bocin Custom Cycle, che ovviamente come ogni anno, oltre a far festa... Perché come sempre facciamo festa sempre, infatti la loro zona è la più colorita, non solo per le moto ma proprio per l'entusiasmo della gente. Anche quest'anno presenti delle moto veramente speciali, questa per esempio, scegliamone una di particolare. Questa mi dicevi è la tua moto, no? Sì, è la mia moto personale, praticamente è uno Shovel del 72, è stata costruita tutta interamente da me, abbiamo fatto i cerchi, come ti dicevo. Poi il serbatoio dell'olio, il serbatoio benzina e tutto il telaio. Questa qua l'ho fatta in 3 mesi lavorando 3 ore alla sera, praticamente dopo orario dell'officina, quindi facevo dalle 7 alle 10 di sera. In 3 mesi me la sono tirata fuori. Dopo ci sono tutte le chicche che io faccio, come il pomello del cambio col vaffanculo. Ho riportato lo stesso sul coperchio della frizione tutti i dettagli a mio piacimento. Esatto, perché è proprio il dettaglio che fa la differenza. La verniciatura è bellissima, chi te l'ha fatta? La verniciatura me l'ha fatta Gian Pietro, un amico, che è già 12 anni che collaboriamo assieme. Il passo quanto è? Allora praticamente la moto lunga totale è 3 metri. 3 metri insomma, come insegna la tradizione direi. Bellissimo, complimenti. Abbiamo qualche altra chicca da vedere che ci tieni a presentare, questa? Questa è un Knuckle del 39 che l'abbiamo costruita, era la mia personale che adesso gli abbiamo data ad Andrea. Un amico praticamente, anche questa è stata fatta sulla sua suo piacimento, ho fatto i cerchi sempre io, serbatoio Mustang piccolo
è stata rifatta dall'A alla Z, motore, cambio, revisionato, telaio originale, motore anche quello originale, anche il cambio originale. Ma io so che la cosa più bella che contraddistingue te e la tua officina sono le girate che fate con queste moto quando andate in giro in gruppo, giusto? Sì, esattamente, noi le moto le facciamo per usarle. Faccio per dirti, l'anno scorso abbiamo fatto il Chopper Bike, siamo andati su in Belgio, eravamo in 13 con tutte le moto vecchie, abbiamo fatto 3.000 km su una settimana, è stata una bella esperienza e ci siamo divertiti. Esatto, e questo è esattamente lo spirito del custom, soprattutto old school, moto vere, vecchie, che funzionano e che girano le strade di tutta Europa. Grazie carissimo, sei veramente un mito, sei uno dei personaggi cardine del custom e te lo dico con il cuore, veramente. Grazie e in bocca al lupo per il concorso. Ti ringrazio. Avete visto il Bocin? Bocin! Bella, bella roba. Sì, 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 Bocin è un grande anche soprattutto per fare anche le feste, delle vere festacce come piacciono a me. Sì, vecchio stile. Sì, nella sua officina, sì. Bisogna rifare, eh. Adesso passiamo a un altro grande costruttore italiano. Sì, passiamo sempre a nomi grandi customizer italiani. Associazione. Carletto! Ha fatto un bugger bellissimo. Creato veramente un grande bugger. E la materia prima, la vernice. Sì, la vernice. La vernice utilizzata per tale creazione. È di Autoscolor, sì. Di Audisio. Sì, il nostro compaesano. Sì. Ah, l'intervista della Tiezia. Ah, sì, no, perché diciamo questa volta entriamo nel mondo femminile. Nell'intervistatrice la Tiezia è stata veramente... Oh, si vede che se ne intendono. Beccate il video, nostri editor, veramente che grazie editor. E accende anche il bugger, oltretutto, giusto per un po' di rumore, un po' sta, di melodia di moto. Fate anche come devono, che merita veramente, ok? A dopo, ciao! E buongiorno a tutti, siamo in diretta dalla Fiera di Verona, siamo al Motorbike Expo in compagnia di Carlo di Asso Special Bike, che ci illustrerà la sua ultima moto. Carlo, buongiorno! Buongiorno a voi, diciamo che è un modello che va di moda adesso, una Street Glide di base. Le caratteristiche di questa moto? Caratteristiche sono parecchie importanti anche. Allora, la prima cosa, abbiamo montato una turbina che aumenta circa 50% la potenza. Tutta la carrozzeria è stata fatta tutta a mano, in resina. La verniciatura è stata curata e fatta da Dox Design, che è presente con noi, che nelle maggior parte delle mie moto me le vernicia lui. E poi c'è un impianto stereo che il cliente l'ha voluto molto potente, sono delle parti in carbonio. E un'altra, diciamo, news è il cerchio anteriore, che è un 30 pollici fatto in 3D, ricavato dal pieno, senza mozzi, con l'attacco del disco, cioè è un cerchio molto importante. Quindi c'è del lavoro, più molto. O meno quante ore di lavoro su una moto del genere? Ore, ti dico 8 mesi di lavoro tra progetto, prove, riprove, cambiare, cioè. Beh, ne è valsa la pena, direi. Sì. Facciamo dire qualcosa a Docs, certo, per quanto riguarda la verniciatura. Ciao ragazzi, sì, la verniciatura è un triplo strato dell'House of Color. L'abbiamo fatta io e il mio team, di cui anche tu, Eleonora, fai parte. Bene, sì. E ci sono dei dettagli in foglia d'argento. Quello che va considerato, però, lui parlava della carrozzeria. Questa carrozzeria non è una carrozzeria comprata a kit, ma è stata costruita ad hoc da Fabio Laboratorio, che ha costruito tutti i dettagli, anche il batwing è stato modificato, rifatto su misura, la cover del serbatoio, sì, la copertura che va a raccordarsi col telaio, ci sono un sacco di dettagli, il puntale, ci sono un sacco di dettagli che comunque sono stati dedicati, esatto, le prese d'aria, le borse. Tutta la carrozzeria è stata rimaneggiata, non è una carrozzeria aftermarket, ma certo, è proprio stata costruita intorno alla moto. È lì che si vede la differenza. Carlo, adesso però me la accendi, la vogliamo sentire. La musica. Eh certo. Va bene. Vai, Carlo. Che bomba è la bagger del Davide, ma adesso ne abbiamo un'altra, sempre del Carlo. Presentaci anche quest'altro V-Road. Vabbè, questo è un V-Road, sai che noi facciamo parecchi V-Road, però questo è un po' più, c'è qualcosa in più degli altri. Abbiamo forcellone monobraccio, che mi appoggio dalla ditta Pedrali Wheels, che mi fa sia i cerchi che il forcellone.
la carrozzeria è sempre opera nostra. Diciamo che sono un po' affezionata a questo lavoro perché l'ho seguito personalmente presso la Dox Art Factory. Poi c'è l'impianto della turbina che aumenta, diciamo, il 40% di potenza, tutti i comandi Rebuffini, forcelle Hollins, insomma, dischi Brembo. Diciamo che è molto curata anche nei dettagli. Poi, visto che è una moto veloce, bisogna anche frenarla in tempo e... Vediamo le Brembo. Sì, però diciamo che piacciono, e... ma cerchiamo di prendere un po' di lavoro in più. Dox, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo dire qualcosa. Anche questa è una carrozzeria come colorazione che abbiamo sviluppato noi come Dox Art Factory. La stessa Eleonora... ti aiuto, va. Grazie. La stessa Eleonora ci ha lavorato parecchio. E questa idea grafica l'abbiamo sviluppata comunque anche insieme al proprietario Daniele, il rigido, il cosiddetto rigido conosciuto nell'ambiente, che è un amico di Carlo da tantissimi anni, amico nostro, e insieme tutti e tre abbiamo appunto sviluppato quella che è la scelta dei colori e un po' l'idea grafica. Poi ovviamente noi ci abbiamo messo la ciliegina sulla torta, la ricerca dei caratteri, delle scritte, però insomma è stato un bel lavoro a tre teste, anzi da noi anche di più. Quindi è stato un bel progetto. Questo e il Bugger sono effettivamente tra le moto più belle che ci sono. Vederla finita è sempre sì, una soddisfazione. Assolutamente. Sì, sì. Bella. Complimenti Carlo, anche perché la moto è spettacolare. Il lavoro di team, cioè anche voi avete messo il vostro, che beh, il colore fa la differenza. Ma io sono comunque poi particolarmente a favore del giallo, guarda, l'ho detto da subito e sono contento sia stata scelta. Il vestito, ma comunque per un vestito bello ci vuole un corpo bello. Sì. Siamo gli stilisti, è vero, veniamo dopo. Bene. Grazie. Ciao. Grande Asso, gran bel mezzo. Grande Carletto. Bei colori soprattutto. Carletto. Adesso passiamo a un altro grande della Val d'Aosta. Vogliamo dalle alture della Val il d'Aosta. Il nostro amico Massimo Gullone. Sì. MSX Atrix. Veramente un altro grande. Sì, qui veramente sempre più in alto. Ci sta la battuta. E ha verniciato il sidecar di American Dream. A sto giro ha fatto una... Sì, però... Ma con tutti questi, veramente, questi customizer, ma qualcuno che inizia a pensare alla moto della strega, ognuno fa un pezzettino, poi l'assembliamo insieme, un mix. Io ci metto la scopa, e il resto fate voi. Scusate mio marito. Guardatevi il video. Ok, guardiamo la moto, è meglio. È uno dei protagonisti della fiera come tutti gli anni, ovviamente è Massimo Gullone di MS Artrix, un grandissimo artista e costruttore. Siamo nel suo stand perché siamo venuti a sbirciare che cosa ha presentato quest'anno e devo dire che come tutti gli anni ci stai stupendo alla grande, hai delle cose veramente fantastiche. Qual è la punta del diamante di quest'anno, Massimo? Beh, intanto grazie per l'artista, detto da te è un valore aggiunto e quindi... forse la punta di diamante quest'anno appunto è in collaborazione con Aldo di American Dream. Loro hanno fatto questo sidecar e hanno avuto la mia collaborazione nella verniciatura, e quindi a differenza di tutti gli altri sidecar che sono comunque sempre sidecar vecchio stile, datati proprio come hanno e tutto quanto, questo è un sidecar futuristico, appunto cerchi da 23, ammortizzatori ad aria davanti e dietro, con una verniciatura chiaramente nel mio stile, quindi molto sgargiante, in metal flake, foglia d'argento, ed è un po' una novità appunto della fiera. Tra l'altro, come nelle tue caratteristiche, usi tanto gli inchiostri colorati, i candy, e vedo bellissime questi schizzi di vernice che sono un po' una particolarità, no, della moto. Sì, diciamo che forse preso dalla disperazione all'ultimo momento, visto che il tempo è sempre tiranno, non sapevo cosa fare, ho preso il pennello e ho proprio dato le pennellate, però il risultato credo che sia ottimale, quindi... Fantastico, possiamo dire che richiama un po' lo stile lowrider, quale stile ti sei ispirato? Ma sai, sinceramente non mi sono ispirato a nessun stile, perché voglio dire... forse un po' chiamiamolo stile chicano, nel senso che comunque non è proprio, però ho fatto un mix tra uno stile chicano e una grafica che di solito uso io, e quindi non so se
appunto chiamarlo, definirlo come è uno stile MSATrix, esatto, giustamente, diciamo, giustamente. E altri pezzi da farci vedere, qualcosa di particolare di nuovo che hai qui? Beh, in particolare abbiamo, se vuoi, la bagger lì con la ruota da 30. La particolarità di quella bagger è che è completamente fatta in metallo, tutta battuta a mano, e tutta, non c'è un pezzo della moto che sia in vetro resina, a partire dalle borse al faro, parafango dietro. E la particolarità, oltre a essere battuta a mano, è che non ha nessuna verniciatura sopra, se non il trasparente e qualche sfumatura di nero. Bellissima. Tu naturalmente, per i pochi che non lo sanno, diciamolo, tu le costruisci anche, non le vernici. Quella in particolar modo l'hai fatta tu, come molte delle moto che tu presenti, giusto? Sì, assolutamente. Io sono nato come verniciatore ormai nel 95, poi sono diventato costruttore e quindi ho unito le due cose, perché forse la particolarità che mi contraddistingue è che, a differenza di tutte le altre officine, io sono l'unico, credo, in Italia che fa tutto in casa, a partire dalla verniciatura, la costruzione, la meccanica, mentre, come tu sai, cioè, tanti si appoggiano a te per le verniciature e tutto quanto, o per la meccanica e viceversa. Quindi diciamo che la particolarità della mia officina è proprio quello, il fatto di riuscire a fare tutto in casa da noi. E con altissima qualità, direi. Ricordiamo che tu sei in Val d'Aosta, giusto? Sei proprio ad Aosta, giusto? Sì, siamo in Val d'Aosta rispetto al nord Italia. Va bene, Massimo, grazie mille, è stato veramente un piacere, sì, e complimenti mille, davvero. Grazie, sempre, ti do un abbraccio. Okay, grazie. Dopo Atrex passiamo a Radical Chopper, sì, che ha fatto un BMW che ha presentato la serata di gala ad Mallorca. Da tappeto rosso, da tappeto rosso. Come ti si chiama? Ad Mallorca. Ah. Un altro bel mezzo. Sì, difatti. E presentando la serata di gala vuol dire che è bella, perché se no non la presentavi la serata lì. No? Tu che sei pratica di moda di serata di gala. Che dici? No, oh, sono scioccata. No, sono rimasta scioccata perché ogni tanto parte per la tangenziale e non si ferma più, eh. Ogni tanto ci sti esplodi. Sì, secondo me presenterà il prossimo, sì, Oscar in America. Sicuro. Sì. Guardatevi il mezzo. È meglio, moto, sempre meglio che guardare i pezzi. Sì, è meglio, sì, la realtà, sì, delle, sì, mie parole. No, guardate l'intervista, dai. A dopo. È meglio. Ed eccoci ancora con Andrea, un vecchio amico di Neuro TV, che anno dopo anno è sempre più protagonista in questo show internazionale. L'anno scorso hai vinto il Best of Show, giusto? Mi ricordo molto bene. E quest'anno ancora una volta hai portato un pezzo da 90. Ci siamo visti alla serata di gala dove l'hai presentata, grandissimo onore. E abbiamo qui Ad Maiora, giusto? Giusto. Parlaci di questa moto, Andrea, veramente uno spettacolo. Ma guarda, innanzitutto ho avuto la fortuna di cimentarmi in una motocicletta che non fosse una Harley Davidson per il primo anno. Cioè, ho fatto negli anni varie collaborazioni anche con BMW e con Ducati per fare moto sportive, ma non ho mai presentato proprio una moto in sé, cafe racer, in un contest, quindi è il primo anno. Sono molto contento perché la sfida era realizzare qualcosa di notevole su una base non certo facile. Ecco, la base appunto è un BMW R1100S col telelever, e quindi l'ho stravolta completamente per arrivare al risultato che vedete in questo momento qua. Il riscontro è stato oltre le mie aspettative, io l'ho immaginata così, l'ho realizzata così, quindi per me non era una novità, ma mi ha fatto molto piacere il successo e i complimenti che ho ricevuto. Tra l'altro mi dicevi nella serata di gala che tu, come mi stai confermando ora, ce l'avevi in mente da tanti anni, però alla fine l'hai realizzato in pochissimo tempo, giusto? Sì, il progetto è un progetto vecchio nella mia testa, ma poi la realizzazione con il team giusto, la collaborazione di Officine Mermaid, mi ha portato a realizzare la moto in 4 mesi. Quindi per me, che ho tempi ben più lunghi, è un successo. È incredibile vedere un capolavoro del genere, conoscendo la moto originale, che in 4 mesi uno riesca a realizzare una roba del genere. Allora, noi oggi siamo a sabato, durante la fiera, hai già vinto diversi premi, giusto? E poi ovviamente ci saranno gli altri contest. Che cosa hai vinto al momento? Ma al momento il premio più importante, che è appunto il King of Verona, quindi la moto più bella di Verona,
È un premio che viene dato tramite una giuria di professionisti, anche soprattutto internazionali, e tra l'altro emozionante, devo dire, perché è un po' vecchio stile, ecco, con le palette, con i numeri, e quindi sei lì un attimino a capire se hai vinto o non hai vinto, e fa molto piacere. Quindi la regina, si dovrebbe dire, non il re, ma la regina di Verona è sicuramente questa moto qua, e ne sono fiero. Comunque i premi contano tanto, ma sicuramente il gradimento del pubblico, e io tra l'altro ho visto la soddisfazione del cliente in diretta quando gliel'avete proprio scoperchiata davanti, e è stato veramente emozionato. Eravamo lì a filmare il momento, siamo entrati nella vostra intimità, e è stato proprio bello. No, ma infatti la cosa migliore è quella, ecco, intanto che il cliente sia andato oltre le aspettative, sia soddisfatto appunto per il lavoro svolto. Anche lì è stato molto emozionante, perché c'erano tutti, insomma, no? C'era tutta l'elite della fiera, ma anche tutti noi customizzatori che facciamo questo lavoro da tanti anni, e quindi è stato un piacere poterla presentare lì. Il pubblico ha risposto molto bene, ed è la cosa sempre migliore al di là dei premi. Esatto. Senti Andrea, grazie mille, veramente uno spettacolo, complimenti da parte mia e da parte di Neuro TV. Grazie a te. Ti seguiamo. Ciao. Ciao, grande. Dopo il Radical Chopper entriamo prima di tutto con un nuovo editor Noise 883, ragazzo giovane, brillante, in gamba. Ci dobbiamo conoscere, caro, perché non ti conosco, di persona ti devo conoscere. E ci presenta Matteo Fustinoni. Sì. Hazard Motorcycle. E ci presenta... E la sua officina, giusto? Sì. Ci presenta un progetto bozza in stile molto retro che si chiama Isorama. Ah. È un progetto che è iniziato ragazzi, non è che si può... L'importante è che le idee siano ottime. E qua è uno stile molto retro su base corsaiola. Come sono io, retro. Ma però lì c'è gli spoiler, c'è tutta roba che tu non puoi capire. Guardate il video. Un po' di spoiler ce l'avrò anch'io, ragazzi. Guardate il video. Ok, a dopo. Matteo Fustinoni di Hazard Motorcycle di Grumello del Monte, che a questo evento Motorbike Expo 2020 presenta la Isorama, che però è un work in progress. Qui non è finita? No, assolutamente. Qua è stata dedicata al motoscafo Riva, manca tutta la parte in legno e tutti gli accessori nautici. Questo è un aspetto secondo me positivo, perché vedere un work in progress porta ancora a seguire sempre di più il suo lavoro, quindi non finisce qua, quindi bisogna stargli dietro, ragazzi. Questa è assolutamente solo una bozza. Ma un lavoro così, dove inizia? Cioè, fondamentalmente, qual è la prima cosa che tu pensi? Io compro il motore. E quella è la parto base. Dal cuore, modifico il motore, perché tutti i miei motori sono modificati. Questo è un doppio carburatore, che su un Harley non esiste. Infatti. E da lì poi sviluppo il progetto, cerco nella mia mente, nelle foto, nelle riviste, un progetto che mi piaccia, e poi lo sviluppo a mio modo. In Riva? Ma io sono nato e cresciuto sul lago di Iseo, difatti, come poi adesso mi ha scritto, Iseo Lake. Sono sempre stato innamorato dell'acquarama, e quest'anno ho deciso di dedicarci una moto. Purtroppo, te l'ho già detto, sono andati lunghi quei tempi, e tutta la parte in legno e tutta la parte accessoristica nautica non si è riusciti a metterla. Però pronto a seguire il tuo lavoro sui social. Grazie mille. Bocca al lupo. Ciao. Engines are warming up as the sun goes down. My heart is just pumping up, the pressure is high. The starlight's on fire, the wheels take their grip. Turbine on the racetrack, all I need is one more chance to feel my need for speed. Scream out the crowd, burning my gasoline, triumph flame from the pipes. The star line's on fire, the wheels take their grip. Turbine in the racetrack, all I need is one more chance to feel my need for speed. I live
seven.